ancora tutto. Ah, buonasera. Quando parli con Matteo così che dicevi delle tue stupidaggini e poi. Ma perché è andata in diretta velocissimo oggi? Ciao. È un po' che non vieni in diretta. Sono trasfigurato. Tu sei trasfigurato nella vita. Cosa vuol dire che sei trasfigurato? Rispetto a ieri che sembravo un testone con la con i capelli. Era un po' che non si tagliava i capelli, così adesso lo sapete tutti che era fondamentale per la riuscita del video. Sì. Buonasera a tutti. Raggiunto gli ultrasuoni. Buonasera a tutti. Allora, in questa meravigliosa giornata di pioggia volevo informarvi. Volevo informarvi che parte del cattivo tempo è colpa di Matteo. Perché, l'hai stabilito tu questa sì, cosa. Perché dal primo maggio, il suo ultimo primo maggio che abbiamo fatto insieme risale al lockdown. Sì, che, tra l'altro ci tengo a puntualizzare che non è che ero a casa perché appunto facevo festa, perché io il primo maggio ho sempre lavorato. Esatto, quindi ero a casa perché c'era il lockdown. La festa del lavoratore chi? Che? Cosa? Ecco. Del commercio. Sì, vabbè, quindi sostanzialmente oggi siamo insieme. Avevamo programmato una gita bellissima che continuiamo, è già la seconda volta che la rimandiamo perché piove sempre. Okay. E allora quindi, magari è colpa della gita. Sì, è colpa della gita. No, la gita l'abbiamo programmata quando io ho scoperto che tu saresti stato a casa primo maggio, perché l'organizzatrice familiare sono non è io. Vero, la mandata, c'è Pasquetta, Pasqua. Pasqua, via. Ma sono io l'organizzatrice delle gite. Allora è colpa tua. La madre di tutte le gite. Questa è una cheat che non potete, non cogliere, potete cogliere, perché è una cheat familiare, quindi va bene così. Quindi, se siete pronti, io comincio perché tanto si sa che... Ma vuoi che mi collego così vedo le risposte? Oh sì, sarebbe ottimo, perché sostanzialmente abbiamo sempre Facebook che non manda le notifiche che io sono in diretta. Quindi... Ma è proprio veramente una stupidaggine. Ciao Daniela, qualcuno c'è, però non si vede mai... No, se siete online non arrivano le notifiche, no. Che io sono online. Avevo mandato oggi, ho scritto che ci sarei stata alle 6 nonostante che fosse festa, perché tanto abbassa il volume per le mamme che lavorano, non esiste. Ciao Mariangela, per le mamme che lavorano, scusate, le mamme che cucinano, sei in diretta e boh. Sì, non c'è scritto, ma fa niente, stai lì. Per le mamme che cucinano non esiste la festa dei lavoratori, perché noi cuciniamo sempre, lavoriamo sempre, quindi vabbè. Vi racconto, oggi avevo deciso di adoperarmi e fare proprio cucinare. Sì, oggi devo, ciao, essere Moira. Non ha fatto da mangiare, cucinare. Puoi ridirlo per favore? Ciao! Ciao! Puoi ripeterlo? No, che hai cucinato oggi, non hai fatto semplicemente da mangiare. Si è messo a verbale che oggi sono stata insignita. Lo confermo anche sotto giuramento. Sono stata insignita di questa alta onorificenza. Cioè ti hai cucinato. Ho cucinato. Sì. Avrei qualcosa da ridire. Sì, ha rotto le scatole dall'inizio alla fine della ricetta. L'ho mandato via. Ha veramente rotto le cose. Devo moderare i termini perché mia figlia adesso ripete esattamente tutto quello che dico. Quindi non si può più dire niente in casa mia, niente. Non si può più dire. Siamo diventati super correct. Vabbè, in tutto questo è faticosissimo. Non è che prima parlavamo come due scaricatori di posti. Ma non si può più dire niente, ma niente con la niente. Niente. Quindi, sostanzialmente... Vi vado a raccontare la ricetta di oggi, che sarà lunga, perché ho cucinato! Tra l'altro ho cucinato una roba buonissima! Può essere un'ezio, è proprio buona! Ovviamente, indovinate, Dalia non ha apprezzato tantissimo. Poi vi chiedete perché finiamo a dare le solite quattro cose e la pasta in bianco ai bambini, perché tanto quando ti sbatti un attimo di più, e non è una scusa, continuate a farlo, però loro alla fine poi non apprezzano sempre, e quindi uno dice ma magnate la pasta in bianco, lasciami in pace. Ma no, non si deve fare. Quindi ieri Matteo era indisposto, stava molto male, crisi l'allergia con conseguente emicrania da farmaci, e quindi io e Dalia siamo andate a fare la spesa. Siamo andate alla cooperativa agricola e abbiamo preso una bella ricottina di capra e abbiamo trovato ancora dei broccoli del contadino. Ciao Carla. E quindi mi è sembrato, intanto io ho preso i broccoli perché una volta che li trovavamo ancora del contadino, sì, li abbiamo presi.
sono gli ultimi e a Dalia piacciono tantissimo, tant'è che ieri sera glieli ho bolliti e mi ha schifato tutto il resto del pasto per mangiarsi tipo mezza pentola di broccoli. Vi dico solo quello, ma fa niente. E quindi vi ho già svelato, vabbè, ma ve l'avevo detto nel titolo cosa sarebbe stato, quindi broccoli e capra. Vabbè, però che cosa? Il risotto, l'ho già detto nel titolo. Allora. Ciao Marilis! Ciao. Amarilis. Quella non è Amarilis. Ma sì. E quindi sostanzialmente che ho fatto? Ho detto faccio il risotto. E Matteo, ce l'hai il brodo? Non ce l'avevi. Lo faccio il brodo. Ma come l'hai fatto? Alla ricciardina con quello che c'avevo, regà. Così si fa il brodo a casa mia, con quello che sia. Con quello. Guardate che bel arcobaleno sulla mia faccia. C'è un distributore di sigarette che fa delle robe. Sì, non è un arcobaleno reale. Enrico e Simona, ciao. Mi ha trovato da dire sulla pentola con cui hai fatto il brodo. Mi ha trovato da dire su qualsiasi cosa. Ma non ci sta lì il brodo, ne è avanzata mezza pentola. Non ti ci sta. Sì, sono io, è lei. Lo sapevo che eri te, non è che ce ne sono tante di Amarilis. Sì, effettivamente. Anche io che ho un enorme seguito. Amarillis. Vabbè, in ogni caso ho messo su il brodo con una cipolla tagliata a metà con un chiodo di garofano. Sì. Mai detto uno, mai già staccato lo scatolo. Una cipolla rossa perché, ma come ce n'hai rossa? Sì, alla cooperativa agricola ci avevano le cipolle rosse. Anche ce l'avevano colorate, ce l'avevano bionde. Ma io ho preso quelle rosse. Aiuto! Poi abbiamo preso... Aiuto, pozzanghera, ho i pantaloni non lunghi. Poi abbiamo ci ho messo due carote tagliate a cubetti. No, cubetti, a bastoncino. Perché a brettio era troppo brutto. No, è a brettio, perché a bastoncino c'è la speranza che Dalia le mangi, perché cotte nel brodo a volte le mangia. Se no, le carote a noi non ci piacciono. Poi cosa ci ho messo? Sedano. Il sedano, che però era surgelato, perché a casa nostra il sedano non è che va tanto di moda. Il sedano, Esatto. Poi ci abbiamo messo del prezzemolo del nonno, che era un po' malandato, ma ce l'avevamo. Scusatemi per quello che sto per fare. Vedi che va meglio. Del prezzemolo. Poi sale. Un pochino di sale, ma non tanto. Basta, direi. E direi basta. E l'acqua. Ho messo a bollire il brodo. Quando è andato a bollore l'ho messo a fuoco bassissimo. Nel frattempo ho tostato, no, non è vero, prima di tutto, visto che i broccoli erano già fatti andare ieri in pentola a pressione, li ho fatti saltare un po' in padella, nella pentola con cui avrei fatto il risotto, con 2-3 cucchiai d'olio e, visto che comunque il risotto era per tutti, e 2 spicchi d'aglio schiacciati, così si insaporivano un po', visto che erano semplicemente veramente buttate in pentola a pressione, come normalmente le verdure vengono gestite a casa mia, possiamo dirlo, e comunque sono la passione di Dalia, quindi se le piacciono così perché bisogna impiastricciarli. Squadra che vince. Esatto, visto che già vincono poche squadre ultimamente, lasciamo vincere quelle che vincono, per la carità. No, fatto benissimo. Quindi, dopo che i broccoli si sono insaporiti quei 5 minuti, li ho tolti e li ho messi in un piatto. Ho fatto tostare il riso. Allora, io ho buttato 2 etti e mezzo di riso perché sapevo che ne sarebbe avanzato per fare, che ne so, una frittata di riso. Io mi porto sempre avanti per pasti futuri, eccetera. L'ho messo a tostare. Quando era un po' scuro, ho cominciato ad aggiungere il brodo. Lì il risotto, un modo c'è di farlo. Aggiungi il brodo a coprire il riso. Io sono di quelle che lo mescola al risotto, c'è anche di quelle che non lo mescolano più. Sì, ma ognuno se fa non come... lo mescoli più deve essere bello coperto, se no si attacca. Io voto mescolare. Per risottare così si fa, cioè, non è che ci sono tanti metodi per risottare. Comunque, a mano che il riso si asciugava al brodo, aggiungevo altro brodo, giura? Ebbene sì. Brodo che prima passava per un colino per non portare con sé verdure. Ti prendi i meriti che non sono tuoi? Sì. Ma no, non è vero, cosa ci vuole a mettere un colino nel brodo? Anzi, lui mi voleva. Tu ci avevi pensato? Certo! Madonna santa, guarda,
non dico niente perché poi potrei essere perseguibile per lei. Tra l'altro, lui voleva che io mettessi il colino nella pentola del riso. Io faccio così. Io invece ho tenuto il colino sulla pentola del brodo e pescavo direttamente col mestolo da dentro il colino, che era comodissimo. Ma ha trovato da ridire pure a quello. Regà, no, vabbè, così. È stata una giornata difficilissima. A un certo punto ho preso lui e la bambina e li ho spediti in sala e ho detto di levarsi dalle scatole. E dopo, quindi verso poi la fine della cottura, ho buttato i broccoli e tutto l'aglio e tutto quanto nel riso che stava ormai terminando la cottura. Ma mentre, cioè durante la cottura, ho preso la ricotta che avevo ieri, che non ho idea di quanta fosse, perché l'ho comprata ma non ho guardato il peso. Saranno stati quei 250 grammi, ma non essendo confezionata, perché era una ricotta del contadino, non sapevo bene quanta fosse. Comunque, questa ricotta cosa ho fatto? L'ho lavorata con la forchetta in un contenitore, ci ho aggiunto due mestolate di brodo affinché venisse una bella crema e ci ho aggiunto poi 20 grammi di parmigiano, in modo che ci desse un po' di gusto, perché era molto delicata nonostante fosse di capra. Sì, infatti, per essere di capra era... Sì, ma si sentiva che era molto piacevole. Si sentiva che era una ricotta easy del... cioè era proprio... vabbè, ho capito che io cosa volevo dire. Tu l'hai capito? Sì, solo io l'ho capito, voi se non capite poi mi scrivete da parte. Metti sottotitoli. Comunque era molto buono. E ho fatto questa crema, ci ho aggiunto anche un cucchiaio dei broccoli per darci un po' di colore, sempre schiacciando e girando tutto con la forchetta. E poi praticamente cosa ho fatto? Invece di mantecarlo a fuoco spento, invece di mantecare col burro, ho mantecato con questa crema che ho cucinato e basta. E poi ce l'ho messo nei piatti. E poi ce lo siamo mangiato. Sì, io e Matteo ce lo siamo mangiato molto volentieri. Dalia l'ha smangiucchiato. Ma non è vero. Non l'ha finito, non ha fatto il bis come ha fatto i suoi. Quarti, secondo me. Sì, dai, però. Ma noi perdureremo. Allora, questo piatto è un piatto unico? No. Perché comunque, a parte che 250 grammi di riso, 250 di ricotta. Mancano le proteine. Sì. Vero? Sì. Io lo serio. Madonna, stai con una dietista da 6 anni, se non hai imparato ancora questo, ho dei grossi dubbi su di te. Quel che è giusto è giusto. E che cavolo. Ah, una goccia nel collo. Sopravviverai, vedrai. E ciao Deborah. Quindi, a parte che abbiamo mangiato, io e Matteo che abbiamo mangiato due bei piattoni. Okay. Dalia ne ha mangiato un piattino, ne ha avanzato ancora un piatto. E quindi capite che 250 grammi di ricotta ne avremo mangiato 70-80 grammi? Più una spolverata di parmigiano. Sì. Quindi sostanzialmente manca ancora una parte di secondo piatto. Però per Dalia, per esempio, poteva essere un piatto unico, perché nel caso di bambini così piccoli la quota proteica invece non deve essere esagerata. Questo ve lo dico sempre, perché per loro è molto più importante invece avere una quota di carboidrati bella abbondante. Quote di proteine elevate si associano a... Dove devo andare? Continuo al giro della piazza, dobbiamo seguire i portici. Non ci abbiamo scelta, piove. Siamo usciti a fare degli acquisti in farmacia, questa è stata la nostra grande uscita di oggi. È normale che sia felice di andare in farmacia. Chi è che ce l'ha 35 anni? Ciao Alice, ciao Eva. Nessuno dei due ha 35 anni. Però l'abbiamo detto. È una media, dai. Va bene, va bene. Quindi cosa stavamo dicendo? Che niente. Poi a Dalia è piaciucchiato, noi è piaciuto molto. Con quello che avanzerà ci metterò un ovetto, due ovette e ci farò una bella frittata, così magari domani abbiamo il pranzo fatto, vediamo se Dalia lo mangerà. Perché non è matta per le frittate, Dalia? No, io... No, perché secondo me non le piace la parte duretta. Sapete che la frittata rimane un po' croccantina, no? C'è quella buccetta sopra. Sì. Lei non ne va matta. Le piace l'uovo, ma le piace più strapazzato. Ora che vi ho informato sui gusti di Dalia, siamo tutti tranquilli. Allora,
Avete delle domande sulla ricetta di oggi? Continuo a non vedere una. No, io li vedo. Vabbè. Ma forse devi girare le camere, forse no. Devo girare. No, no, vabbè, vabbè. Va bene, dai, quindi? Vini, siete, non ci siete. Avete delle domande? Mi raccontate cosa avete fatto oggi voi? Avete cucinato qualche piatto particolare? No, avete... Non ci poteva stare, oddio, non ci fosse stata sta giornata, anche c'era, era giornata da grigliare. Certo, ma quando i merendini ormai non si griglia più, sono sempre brutti. Ma perché poi non fa freddo, c'è solo fastidio. Comunque merendino, sai che lo diciamo solo noi qua a Savona. Certo, certo che lo so. Qualche paziente che veniva, che è fastidio. Eh beh, impara. Merendino. Tipo Amarilis cosa dice? Non so cosa dice mai. Amarilis, come si dice merendino dalle tue parti? Lo sai tanto cos'è un merendino? Cos'è un merendino? No, io lo spieghi te al lavoro, Luvani. Vabbè, dai. Quindi? Ciao Emilia. No, domande direi che non ce ne sono. Siamo stati molto esaustivi. A questo punto direi che vi saluto. Scusate, mi sono avvicinata tantissimo. E ci vediamo. Ci dovremmo vedere domani per la mia diretta delle 13:15, che non ho ancora un tema perché Chiara vabbè, ci vediamo domani alle 13:15. Ciao. Qualcosa ne sarà. Volevo chiedere chi è il tuo spacciatore di ricotta fresca. Allora Alice, non ce l'ho, nel senso che è stato un caso. Ieri sono andata in questa cooperativa agricola che c'è, mi se pare in Via Monti, e ho detto proviamo, e devo dire che mi sono trovata bene. Ripeto, se vuoi ci passiamo davanti. No, e quindi è stato un caso, ho provato. Ciao Manuela. E va bene, dai. Però dove trovate, cioè, tipo se riesco cerco sempre di comprare da produttori locali. Durante il mercato ce ne sono? Sì, è vero, durante il mercato del lunedì o del sabato mattina o del mercoledì mattina qui in Piazza del Popolo ce ne sono tantissimi. Amarilis dice, non sapevo cosa fosse, ma ho qui il mio savonese preferito. Giusto, che mi ha spiegato. È vero, perfetto. Bravo. Ah, è savonese pure, ma perché lo mette con le virgolette? Perché non è proprio di Savona. Ah, ok. Però va bene. Va bene, dai, allora sei... Va bene, dai, te l'ha spiegato subito. Sei scusata per stavolta. Dai, allora ci vediamo domani, credo, se mi viene in mente... Credo. Se riesco ad organizzare una diretta per domani alle 13:15, ma voi... Domani torni a far da mangiare o cucini? Vai e... Non si può dire, non si può dire. Glielo dico alla bambina che l'hai detto. Vi rendete conto cosa... Cioè, ma questo sta fuori tutto il giorno. Io mi devo gestire la bambina tutto il giorno. Metto in tavola ogni giorno del cibo nutrizionalmente bilanciato e me la viene ancora a menare? Se no che gusto c'è se non ce la meniamo? Matteo sicuro mangia. Io. Sì, Matteo mangia, ma prima o poi l'avveleno. E io credo che ci sarebbero delle attenuanti per la mia persona. Ditemi se non è vero. È Amarilis che l'ha detto. Vabbè, dai. Ci vediamo domani. Qualche cosa vi racconterò. Di come ha avvelenato il tuo compagno. E farla tanca. Sì, infatti. Ciao. Saluto. Ciao. Tu saluti? Peppo, ciao. E ciao. E ciao. No, silenzio. Oh, brava. Ciao a tutti. Ciao. La cuoca del nido di pupi.